di Car Friends, sono Emanuele, un autoriparatore cresciuto nell'officina di famiglia a pane, condensatori per aria condizionata e liquido tracciante. Nel video di oggi trattiamo un argomento importantissimo, la sicurezza degli impianti a GPL. Siamo nel 2020, le auto alimentate a GPL ci sono ormai da un sacco di tempo, ma mi capita ancora qualche volta che ci siano dei clienti, degli amici che si lasciano andare a questa confidenza e mi dicono: ma sai, non sono proprio molto sicuro dell'idea di avere una bombola piena di gas nel bagagliaio. Siamo proprio sicuri che sia sicuro? Vediamo insieme nel video di oggi degli aspetti tecnici che spero ti possano fare stare tranquillo e magari ti facciano decidere di installare un impianto GPL sulla tua auto. Partiamo anzitutto parlando del serbatoio. Come puoi vedere, oggi ne ho messo uno sul banco e questo è un serbatoio toroidale. Toroidale è proprio dato dalla forma, ha forma a ciambella e viene posto al posto della ruota di scorta all'interno della macchina o sotto. Ci possono essere di diverse dimensioni e di due tipologie, o toroidale oppure cilindrico, che è quello a forma di hot dog, ok? E che viene messo per largo nel bagagliaio. La forma cambia, ma la base tecnica è la stessa. Stiamo parlando di un contenitore di metallo, di lamiera decisamente spessa, perché parliamo di 3,5 mm, 4 mm di spessore, e quindi dal punto di vista meccanico è un contenitore decisamente sicuro. Qualcuno ha paura in caso di urto, ma la mia risposta è sempre: se subisci un urto che può rompere un contenitore del genere, sicuramente il resto della macchina è messo decisamente male. Quindi in caso di una tamponata normale, anche molto forte, la possibilità che il contenitore si rompa è pressoché improbabile, se non impossibile. L'altra parte fondamentale per l'aspetto della sicurezza è la multivalvola, quindi la parte che chiude di fatto l'apertura sulla bombola e su cui sono collegati i tubi, i sensori di livello, il tubo di ingresso alla bombola, quindi quello che serve per fare il pieno, e quello che serve per mandare il gas davanti al motore. Adesso preparo il set e ti faccio vedere sul campo in maniera zoomata come è fatta una multivalvola e perché i criteri di sicurezza e le norme di sicurezza nuove ci fanno stare assolutamente tranquilli quando la macchina è equipaggiata da un impianto GPL. Benissimo, eccoci qui con l'inquadratura zoomata, come vi dicevo poco fa. Questa è la nostra bombola o serbatoio, ciambella toroidale, come vi dicevo, metallo. Questa è una bombola usata che abbiamo sostituito perché ogni 10 anni vanno sostituite per motivi di sicurezza. Qui vediamo per esempio una piccola porzione intaccata dall'ossido, onde evitare che queste problematiche possano diventare pericolose. Ogni 10 anni le bombole vanno sostituite del GPL. Questa è la porzione dove va attaccata la multivalvola e come vedete è l'unico collegamento verso l'interno del nostro serbatoio. Tutto il resto è perfettamente saldato e stagno. Come possiamo vedere, ci sono 6 viti che tengono la nostra multivalvola e adesso vi faccio vedere, sposto il serbatoio e mi porto vicino la multivalvola. Eccola qui. Multivalvola, questa è nuova, così posso farvi vedere come è costituita. Questa parte da qui in poi resta all'interno del serbatoio e la parte che vediamo dall'esterno è questa flangia qui. Si possono notare i fori dove vanno inserite le 6 viti di tenuta. Dietro abbiamo qui in questa scanalatura una guarnizione molto spessa in gomma che va schiacciata dalle viti, quindi a livello di tenuta non ci sono dubbi. A livello di tenuta, quando si vanno a fare questi lavori, noi tecnici facciamo tutte le prove del caso e vediamo insieme come funziona. Dunque abbiamo, come vi dicevo, su questa porzione si attaccano i tubi. Qui abbiamo l'uscita, come potete vedere, out, e questo qua è l'ingresso. Da qui viene fatto entrare il gas che entra nella bombola e da qui fuoriesce dalla bombola e va verso il motore, verso l'impianto, che chiude
l'uscita. Allora, all'interno abbiamo una valvola di sola mandata, quindi è una valvola unidirezionale, quindi il gas può soltanto entrare e non può uscire, quindi anche se in caso di urto, in caso di che succeda qualcosa, viene tranciato questo tubo, non fuoriuscirà gas dalla bombola, ma fuoriuscirà semplicemente il gas che c'è nella porzione di tubo, magari parliamo di 20-30 cm di tubo, quindi nulla di pericoloso. Per quanto riguarda la parte in uscita, le sicurezze sono diverse. Che regola e quindi che apre l'uscita, abbiamo un elettrovalvola. Questa, vedete, ha la spina da questa parte. È sempre chiusa, adesso la apro e vi mostro come è fatta, e quando invece l'auto va a GPL, la centralina manda un comando a questa elettrovalvola che fa aprire un pompante all'interno e permette al gas di fuoriuscire. Adesso, come vi dicevo, ho già più o meno smontato, vi faccio vedere come effettivamente funziona. Qui abbiamo la parte elettrica, l'avvolgimento magnetico, che lavora su questa parte interna, su questo pompante. Vedete? Questo scorre, può muoversi in questo modo. All'interno c'è una molla che spinge il pompante sempre fuori e quindi che va a chiudere questo, che è il forellino d'uscita. Tutto il gas fuoriesce da questo piccolo foro. Questo pompante con la parte in gomma di tenuta è sempre spinto contro, quindi quando la macchina è spenta, appena noi spegniamo il veicolo, questa valvola va a serrare in maniera sicura l'uscita. Quindi da questa porzione, una volta che la macchina è spenta, non può fuoriuscire gas. In più abbiamo anche un'altra sicurezza, un rubinetto manuale che può essere chiuso, e quindi ancora prima della nostra elettrovalvola abbiamo un rubinetto manuale che può essere chiuso e quindi rende stagna proprio tutta la parte dell'impianto, addirittura ancora prima dell'elettrovalvola. Nello specifico viene utilizzata da noi per quando si fanno le sostituzioni bombole, le sostituzioni multivalvola, e si opera su questi componenti per farlo in sicurezza. Un'altra forma di sicurezza è all'interno di questa porzione, dove abbiamo un... scusate, all'interno di questa porzione. Dove abbiamo una valvola che limita la fuoriuscita di gas. Quindi stiamo proprio parlando di un caso estremo. Abbiamo il rubinetto aperto, l'elettrovalvola che per un qualche strano motivo non funziona, quindi stiamo già parlando di qualcosa di remoto e di strano. Ci si trancia un tubo, quindi stiamo parlando di una cosa, di un evento assolutamente catastrofico, eppure in questo caso, nel caso il gas cominci a fuoriuscire in maniera libera, all'interno di questa porzione abbiamo una valvola che si chiude per la troppa mandata del gas e quindi tappa in maniera meccanica l'uscita incontrollata di gas. Ecco perché dal punto di vista dell'erogazione dalla bombola verso l'impianto del gas allo stato liquido, questa è la... ecco perché vi dicevo prima, stiamo parlando di una situazione in completa sicurezza. Altri aspetti tecnici, questa è la parte del sensore di livello, come potete vedere da qui vediamo l'indicatore che ha all'interno un sensore che riporta il tutto all'impianto, quindi noi all'interno della macchina possiamo vedere quanto livello di gas abbiamo in bombola, e all'interno della bombola, come dicevo anche in altri video in cui spiegavo un po' tecnicamente come funzionano, non abbiamo componenti elettriche, abbiamo tutto meccanico. Questo è un galleggiante che galleggia sul liquido, perché il gas GPL all'interno della bombola è allo stato liquido, si muove e passa il movimento tramite questo rinvio all'esterno. Dietro questo vetrino c'è un magnete e che praticamente mette in contatto il movimento interno con il movimento esterno, quindi la parte all'interno della bombola è sempre perfettamente stagna e in perfetta tenuta. Un altro aspetto fondamentale quando parliamo di sicurezza a livello di impianti GPL è questa porzione della multivalvola, questo cilindretto qui. In questa porzione abbiamo altre due forme di sicurezza. Abbiamo una valvola di sovrapressione e un fusibile termico.
Quindi il problema è la pericolosità degli impianti GPL, soprattutto nel passato quando non esistevano tutte queste forme di sicurezza, quindi avevamo la flangia, tubo d'ingresso, tubo di uscita, tutto libero. Questa è una situazione potenzialmente molto pericolosa, perché in caso ci fosse una perdita, per esempio sul tubo che dalla multivalvola va al motore, avevamo la possibilità, magari in luogo chiuso come nel box di casa o in un parcheggio, di far svuotare completamente la bombola all'interno dell'ambiente, quindi questo poteva oggettivamente diventare molto pericoloso. Ecco perché sono state introdotte tutte queste forme di sicurezza, e una volta che siamo sicuri da quel punto di vista, potrebbe sopraggiungere il problema in caso in cui la macchina venga coinvolta in un incendio. In quel caso possono succedere due cose: la temperatura fa alzare la pressione interna della bombola al punto di portarla alla rottura, ecco perché è stata inserita una valvola di sovrappressione, quindi nel caso la pressione si alzi in maniera anomala sopra i 27 bar, questa all'interno è una roba abbastanza semplice, all'interno una molla che si sposta e lascia scaricare la pressione in eccesso. Quindi non abbiamo problemi di rottura della bombola o di scoppio per la sovrappressione. Un altro componente che ci fa stare tranquilli in caso di incendio è il termofusibile interno. Al di sopra di una certa temperatura, stiamo parlando di temperature di incendio, quindi cose abbastanza importanti, questo fusibile si lascia andare e quindi libera il gas nell'ambiente. Un po' come il serbatoio della benzina, che è in plastica e a un certo punto cola. Quindi se siamo coinvolti in un incendio, l'auto è coinvolta in un incendio, ok, aggiungerà materiale e combustibile all'incendio e questo non è piacevole, ma ci eliminiamo sicuramente la problematica molto più grave della possibilità di uno scoppio. Bene amici, nel video di oggi vi ho portati con me in officina e spero di avervi trasmesso la sicurezza che abbiamo noi installatori nel consigliarvi di equipaggiare la vostra auto con un impianto GPL. Abbiamo visto tutti i tecnicismi che spero vi facciano stare tranquilli. Lasciatemi un commento se avete ancora qualche domanda o se magari mi è sfuggita qualche particolarità che vi interessa sapere. Ci vediamo settimana prossima con il prossimo video, lasciatemi un like e se avete in testa di mettere un impianto GPL sulla vostra auto, provvedete il prima possibile, che è sicuramente un'ottima idea.